Double buongiorno a tutti ragazzi, forse questo è uno dei video più importanti del canale, probabilmente lo è di fatto e sarà uno dei video forse più lunghi perché qui dentro avrete tutto, la storia della mappa completa ma che potete leggere ovviamente con il documento che trovate in descrizione quante volte volete e con i vostri tempi, state tranquilli, ovviamente la mappa e il suo codice che credo siano assolutamente di vostro interesse. Andiamo con tutta calma ragazzi perché il video sarà lunghissimo ma ci tengo veramente tantissimo. Iniziamo, questo è ovviamente anche l'inizio della nostra narrativa del canale che come immaginerete sarà legata a doppio filo ai personaggi che abbiamo creato con quei set così particolari che finalmente avranno una loro storia. Chissà da chi cominciamo oggi, chi lo sa. E quindi niente, cosa posso dirvi se non benvenuti nel primo atto del DBG Creative Universe. Questa è Le Rovine Sommerse di Quintana, la nostra prima mappa creativa del canale. E questo è il suo codice, se volete provarla, mi raccomando fatelo perché andrà nei preferiti di Epic e forse ci attiveranno l'esperienza, così potrete livellare e ottenendo le monete segrete farete molta exp, fidatevi. Ma non esisterà mai una mappa da parte mia che non cominci con la sua storia. E quindi ecco a voi di tre frammenti di lore che analizzeremo oggi, il primo. Onore e gloria alla città eterna di Quintana. Queste steli commemorano le origini del nostro popolo. Ora che la benedizione astrale ci ha aperto le porte della dimora eterna, la semplice narrazione popolare è degna di diventare leggenda. La nascita della stirpe Kint risale a indefinibili tempi lontani, persa nella memoria e nei racconti delle prime tribù che hanno aggregato il nostro popolo senza storia, senza scrittura e senza nome. Da sempre nomadi, cacciatori e guerrieri, la nostra gente ha raccolto con sé chiunque fosse esule, rinnegato o orfano per restituire una seconda possibilità a coloro che da soli avrebbero abbracciato presto la morte. Molte sono infatti le catene che tengono vincolati gli uomini alle loro radici, la sicurezza di una casa o il cibo caldo a fine giornata, imprigionandoli però in vite effimere al solo scopo di rimanere sicuri, in un'esistenza di fatica e stenti ai servizi di comunità che non renderanno mai loro quanto essi hanno devoluto, nemmeno sul letto di morte. Ma chi non ha mai avuto niente di tutto questo, chi nasce nella miseria senza un animo ammorbidito dagli agi, è un eletto con la forza necessaria per svincolarsi dalle catene di una vita miserabile, in grado di riconciliarsi con il suo vivere naturale. Egli è, insomma, un degno membro della stirpe Kint. Di tutte le leggende narrate sull'origine del nostro popolo, rimane sempre presente il racconto di notti in cui gli avi osservavano la volta celeste, le cui comete, stelle e costellazioni indicavano la via da seguire per i giorni successivi. Tuttavia, benché le destinazioni di questi viaggi fossero spesso verso cibo e villaggi, affidarsi alla fede negli astri era un arduo esercizio di tenacia e resistenza, capace di mettere alla prova anche gli animi più temprati, dalle gelide notti nei deserti e nelle steppe. Quando le stelle decidevano di mettere alla prova la nostra gente con viaggi interminabili senza meta e lunghi giorni di sete e fame, era qui che veniva alla luce la vera fede degli eletti Kint. Gli stenti portavano il dissenso tra le nostre genti che, vedendo ignorare da parte dei capi i corsi d'acqua vicini e i villaggi poco distanti in favore di direzioni astrali confuse, iniziavano a perdere la fiducia. Quando la situazione diventava insostenibile e si era formata una vera e propria schiera di ribelli, era chiaro che si era arrivati ad una nuova battaglia. Le lamentele di questi deboli soggetti erano un segnale degli astri che ci chiedevano di epurare gli individui indegni della nostra stirpe, perché solo svincolandoci dagli infedeli avremmo poi trovato la benedizione eterna che ci era stata promessa. Ed è qui che la tradizione Kint si perde nei racconti delle leggendarie battaglie della notte, duelli all'ultimo sangue in cui il combattente eletto dai ribelli affrontava il campione dei fedeli sotto lo sguardo vigile dei nostri padri celesti. Il vincitore tra i due schieramenti avrebbe poi mandato a morte tutti i membri della fazione perdente e preso le redini del popolo epurato. Tra le leggendarie battaglie di formidabili guerrieri come Thorn, detta Aquila, che ci liberò di Nia, mil deforme, e lo splendente Kaida, detto il drago, che combatté per una notte intera contro Valiria la vipera, tanti nomi noti di campioni si sono persi nel passare dei cicli lunari, ma una chiara certezza rimane salda nel firmamento. La fazione dei fedeli agli astri non perse mai una battaglia. Vale la pena menzionare la singolare storia del luminare Rorik,
Anch'egli, dopo averci purificato da ben 3 campioni ribelli consecutivamente, perse il senno e iniziò a vaneggiare sulla vacuità delle risposte che venivano dal cielo, a causa di 2 settimane in cui le stelle avevano portato il nostro popolo a rimanere insediato nell'arido deserto. Quando giunse il giorno della sua 4ª battaglia, in cui stavolta avrebbe innalzato i vessilli di chi fino ad allora aveva combattuto, Rorik perse miseramente contro le lame della giovane campionessa Kyra, che ci assicurò ben 3 anni di prosperità, fino alla sua prematura scomparsa. E poi venne Pakal, il Divino. Sotto la sua guida furono sconfitti ben 15 comandanti ribelli in altrettanti duelli, benché molti fossero più giovani e in forze di lui. E fu proprio con la caduta di Adric, il disertore serpiforme, che il nostro popolo si avviò verso il suo ultimo viaggio per la dimora eterna. Nel periodo di pace assicurato da Pakal, le stelle si fecero più luminose nel cielo, e si dice che in quegli anni le comete fossero moltiplicate sia in numero che in grandezza, esattamente come le vediamo oggi dalla nostra splendida casa. Nonostante la via che le stelle indicarono in quel periodo fosse la più difficoltosa di sempre, il bagliore del cielo era così impressionante che nessuna anima dei nostri, nemmeno la più debole, poteva negare che fossimo sotto l'effetto di una benedizione astrale. I Kint furono uniti come mai sotto il segno di una devozione secolare, costata il sangue di tanti uomini e donne valorosi. In un gelido inverno, nelle steppe, il nostro popolo si insediò ai piedi di una montagna dall'altezza sconfinata, le cui cime erano oscurate dalle nuvole, e fu in quella notte che avvenne il miracolo finale. Una stella, dapprima piccolissima nel cielo, divenne sempre più grande fino a superare le dimensioni della luna. Un enorme corpo dorato infranse la volta celeste e si schiantò sulla cima della montagna sacra, oltre le nuvole, emettendo una costante luce dorata abbagliante, che richiamò a sé i nostri padri per l'ultima impresa. Il resto della tavola è stato eroso dalle acque ed è completamente illeggibile. Spero che questo primo frammento vi abbia aiutato a comprendere un po' da dove nasce l'idea, diciamo, di questa città, che appunto viene raccontato in questo frammento la sua origine, e quindi lo sviluppo poi lo giocherete anche se siamo alla fine della storia, se proprio vogliamo dire così. Le rovine di Quintana è una mappa parkour, come immaginerete benissimo, che metterà alla prova le vostre capacità, soprattutto per quel che riguarda l'arrampicata e la precisione, quindi fate molta attenzione, e si articola su vari percorsi che aumenteranno di difficoltà. Ovviamente ricordatevi che ogni elemento dello scenario ha una funzione narrativa, oltre che ovviamente di oggetto per il divertimento, e spero che, pur essendo la prima mappa che abbiamo creato io e i miei abbonati, sia comunque qualcosa che vi piaccia, che possa stuzzicarvi e, al netto della narrazione, che ovviamente quella piace a gusto, vi diverta tutti quanti, perché ci spero. Credo che abbiamo fatto un buon lavoro anche da quel punto di vista. Che cosa dovete fare però e qual è lo scopo? Potrei dirvi ragazzi, esistono questi 4 percorsi, ma abbiamo una storia a questo giro e quindi lasciamo che sia la storia di un'antica sacerdotessa novizia a raccontarvi che cosa dovrete fare in un percorso decisamente simile al suo. Lettera di raccomandazioni della somma sacerdotessa Jevar a una sorella novizia. Cara sorella Ren, domani inizierà il tuo percorso verso le più alte cariche riconosciute nella splendida Quintana, ed è mio compito, in quanto matriarca del culto, istruirti sul percorso spirituale che ti renderà la nuova emissaria della divinità in questa città. Prendi questa lettera come contenuto assolutamente confidenziale e non farne parola con nessun altro, poiché nessuno sarebbe in grado di comprendere davvero il senso delle mie parole, e rischieresti di far venir meno la tua fede incrollabile nel grande monolite astrale. Tu sei la prescelta, e in quanto tale sei in grado di sentire i sussurri della verità provenienti da colui che ci ha donato la città eterna. Hai mai sentito il richiamo angelico di una voce suadente mentre percorrevi i vicoli della capitale? Hai mai sognato, con la stessa lucidità di quando sei nel mondo della veglia, di essere stata al fianco di Pakal e dei suoi quando vennero in contatto con il dono aureo? Hai mai percepito, anche solo per pochi istanti, le vibrazioni cosmiche che ti collegano alle stelle, come se il moto degli astri dipendesse solo dalla tua volontà? Certo che ti è successo, altrimenti perché saresti qui? Tu sei speciale e sei la nuova speranza per tutti noi. Questo è un dono riservato a pochi eletti,
tra un popolo di eletti come noi Kint. Spero che ciò ti possa far rendere conto del grande peso che hai sulle spalle e delle responsabilità di cui dovrai farti carico per superare le prove che ti attendono di qui in avanti. Sebbene le tue capacità di sincronia astrale siano già fuori dal comune, dovrai comunque sottoporti alla conoscenza dei culti minori prima di poter entrare in contatto con la grande verità del monolite. Arrivare a contemplarla prima del dovuto e senza l'adeguata preparazione potrebbe costarti la vita, esattamente come è accaduto a tanti prima di te. In un momento così delicato della nostra storia secolare, non possiamo scadere in soluzioni sbrigative. Non c'è spazio per gli errori. Il tuo percorso inizierà nel tempio a sud della città, oltre alla piazza delle commemorazioni dei nostri eroi fondatori e delle loro battaglie. Una volta arrivata, chiedi udienza presso Tricia, che ti disvelerà i misteri dei moti uniformi e delle forze vincolanti. Quando avrai appreso quanto dovuto, sarai in grado di comprendere la verità della pergamena custodita nel tempio, e la via ti sarà più chiara. La tua ascensione al culto continuerà a sud-est della città, dove, superato il grande ponte, raggiungerai il tempio tra le nuvole. Lì chiederai di Nida, che ti disvelerà i misteri delle forze gravitazionali e degli equilibri cosmici. Una volta che avrai appreso quanto dovuto, sarai in grado di comprendere la verità della pergamena custodita nel tempio, e la via ti sarà cristallina. Infine, ti recherai a est della città, dove il dedalo di templi intrecciato di radici confonde persino un conoscitore esperto. Lì pregherai di poter parlare con Ilva, che ti disvelerà le sue conoscenze sull'inversione delle forze vitali. Una volta che sarai riuscita ad apprendere quanto dovuto, se avrai la forza di sopportarlo, sarai in grado di comprendere la verità della pergamena custodita nel tempio più alto del Dedalo, e la via ti sarà illuminata. A quel punto, sarai finalmente degna di assurgere al ruolo di somma sacerdotessa. Dunque ti recherai a nord, sull'altopiano, dove dovrai compiere la scalata sacra. Se sarai in grado di apprendere anche i miei misteri, allora sarai la mia degna erede e ti sarà concessa udienza presso il monolite sacro, di cui diventerai la nuova portavoce. C'è un'ultima confessione strettamente personale che intendo farti e ti prego di mantenere il segreto esattamente come abbiamo precedentemente pattuito. Ciò che il monolite ci ha concesso dalla sua venuta è qualcosa che trascende quanto qualsiasi essere vivente abbia mai potuto comprendere. D'altronde, non si spiegherebbe la nostra possibilità di essere qui e di autosostentarci in una terra benedetta, al di sopra dei cieli, dove le risorse sembrano sempre abbondare, l'acqua è pulita e i terreni sono fertili. La leggenda Kint dimostra che la nostra secolare autoepurazione ci ha reso degni di tutto questo e la nostra fede ci conferma che siamo eredi meritevoli del dono del monolite. Siamo dei prescelti, perché le anime dei nostri antenati hanno costituito le fondamenta del nostro potere. Eppure, ultimamente io non riesco più a sostenere questi fardelli. Le forze mi abbandonano, manco spesso di lucidità e ho impulsi di rabbia che mi portano a perdere il controllo. I miei poteri sono aumentati esponenzialmente da quando sono diventata somma sacerdotessa, ma la facoltà di controllo viene ogni giorno meno. Per questo, sebbene sia assolutamente infausto chiedere ad una novizia di saltare i passaggi preliminari, ti chiedo di compiere il tuo viaggio il prima possibile, cercando di apprendere in fretta e di raggiungermi quanto prima. Di questo passo durerò meno della precedente somma, che a sua volta durò meno della precedente, è così che vanno le cose da non so ormai quanto tempo. Non può essere un caso, non credi? Sono settimane che il monolite mi mostra in sogno una terribile visione, e ho necessità, una volta che l'avrai vista anche tu, di discuterne con te, prima che sia troppo tardi. Tu sei la chiave. Aiutami. Che dire, spero che, ovviamente ripercorrendo i passi di Ren, voi possiate anche, ecco, percepire la cura che ho messo e abbiamo messo tutti quanti nella realizzazione di ogni minimo particolare, proprio perché ogni cosa potesse essere qualcosa di interessante, un'allusione alla narrativa che state sentendo. Ci spero veramente tantissimo che riconosciate i posti, soprattutto, che ho nominato qui. Quello mi farebbe estremamente piacere, che capiate anche magari che cosa può essere successo in dei posti che avete sentito nominati, ma poi sono cambiati moltissimo. Aggiungo solo una nota di gameplay che spero vi possa divertire. Ogni percorso, come è scritto anche nell'ingresso, nasconde ben 2 monete segrete ogni percorso. Uno si trova verso la fine e uno a metà o comunque 3/4, diciamo, della strada. Andate a cercare.
che vi darà ovviamente adesso dei punti aggiuntivi, perché vi spiegherò come funziona la mappa da soli e con amici, ma ovviamente nel momento in cui Epic ci attiva l'esperienza vi darà una cannonata di punti exp, quindi iniziate a cercarle. Per quel che riguarda le modalità di gioco, la modalità si struttura a punti, per cui ogni moneta vale un tot di punti, la raccolta della pergamena anche vale un tot di punti, la raccolta delle monete segrete vale moltissimi punti, ma l'unico vincitore della mappa, diciamo, all'interno della schermata finale sarà colui che reclamerà per primo il frammento, e non faccio ulteriori spoiler. Ovviamente poi si andranno a contare i punti, quindi non è detto che chi è arrivato per primo comunque vinca i punti, che è una seconda modalità con cui potete classificarvi con i vostri amici e divertirvi per fare la gara, e quindi questo è come funziona la mappa. Esiste quindi una modalità a competizione che potete giocare con i vostri amici, anche se, ed è solo il mio consiglio, fate come volete, io la prima volta vi consiglierei di prendervela comoda, ve la studiate bene, eccetera eccetera, quindi vi guardate magari la storia, ve la sentite, ve la leggete e poi la giocate, oppure viceversa, potrebbe essere interessante quello, ma prendetevela con tutta calma, non c'è tempo, non c'è necessità di rushare, godetevi ogni istante di questa mappa che abbiamo creato con amore, dove veramente non abbiamo trascurato, ragazzi, un angolo, ve l'assicuro. E poi, quando sarete effettivamente bravissimi, si parlerà del contest, ma prima, ultimo frammento della lore, perché tutti vi state chiedendo, ma dov'è quel personaggio? Arriva, arriva. Ultimo manoscritto di Sesat, a sua volta ultimo scriba della città eterna di Quintana. Noi Kint abbiamo perso tutto e questa è la fine della nostra storia. È tutta colpa sua. Una ladra. Quella ragazza non è nient'altro che una sporca ladra. È arrivata qui nella capitale dal nulla e non sappiamo nemmeno come abbia fatto a trovarci, sul picco di una montagna dalla cima irraggiungibile dove per secoli i Kint non hanno mai visto altra anima viva. L'insolita visita è quello scintillante scettro dorato a tre punte. Ci ha ingannati tutti. La matriarca sembrava aver assistito a un miracolo quando ha visto quella fanciulla attraversare le porte della città con l'artefatto scintillante, autoconvincendosi che fosse giunto di nuovo dal cielo un aiuto divino per liberarci dal declino verso cui stavamo andando incontro. Non c'è da stupirsi che tutti l'abbiano accolta con gioia. Un popolo insicuro arriva a fare scelte disperate. Ad essere onesto, neanch'io sono riuscito a dubitare di lei inizialmente. Si è inserita nei nostri ranghi con una facilità tale che sembrava conoscere le nostre usanze meglio dei più anziani. Si è tatuata tutto il busto per compiacerci e fingere di essere nostra pari. Al primo test di risonanza astrale ha superato tutte le novizie che erano nate e cresciute qui, ottenendo udienza presso la somma sacerdotessa in un terzo del tempo che è solitamente necessario alle altre, apprendendo tutte le arti delle pergamene, alcune delle quali conosceva già prima di essere qui. Indizi sufficienti per comprendere che forse ci trovavamo davvero davanti a un miracolo, ad un nuovo punto di rinascita dalla nostra parabola discendente. Ci abbiamo sperato tutti. E poi ci ha traditi. Giunta presso il monolite astrale, lo ha distrutto in pezzi e ne ha infuso il cuore dorato nel suo bastone a tre punte. Da lì un boato ha fatto tremare la città. E mentre le rocce oscure emergevano dalla terra sollevando una parte e radendo al suolo le fondamenta, una pioggia di meteore dal cielo ha devastato anche gli edifici superiori. La diga si è distrutta e ha inondato quel che rimaneva delle macerie. Ora della città non rimangono altro che delle rovine sommerse, ad eccezione dei pochi edifici che sono rimasti in piedi, inclusa l'isola sospesa in cui mi trovo adesso e dalla quale non ho idea di come potrò fuggire. Anche il sacrario è caduto a pezzi, con il monolite che canta una malinconica melodia nel tentativo di richiamare a sé il cuore che gli è stato strappato con violenza. Tutto è andato perduto. In un attimo, se la comparsa di questa sciagurata fosse mai stata voluta dal cielo, sarebbe stata solo per testare la nostra fede un'altra volta. Avremmo dovuto mantenerci saldi alle nostre antiche usanze, a quei principi secolari su cui il nostro popolo è nato, che ci hanno sempre insegnato una cosa. Noi eravamo una stirpe eletta che non avrebbe mai dovuto immischiarsi con gli inferiori. Con questo gesto abbiamo tradito la benevolenza degli astri ed è questa la punizione che meritiamo per aver sputato sul sangue dei nostri padri. Sappi che ovunque sarai adesso, il rancore di Quintana rimarrà vivo nel potere che ci hai strappato e sarà sempre lì con te a tormentarti, a ricordarti che non lo meriti. Sporca ladra traditrice, possano le stelle punirti
per l'affronto che ci hai fatto e che l'oro del monolite diventi una sciagura per te e tutta la tua stirpe. Ti assicuro che... Da qui in poi, la calligrafia è sempre più illeggibile e monosillabi si alternano a segni totalmente incomprensibili. L'ultima parte del manoscritto è completamente rovinata, piena di segni di morsi, graffi e strappi. Bentornati. Allora, il contest, una bella garetta da fare tutti insieme, che spero vi possa spronare a trovare i migliori modi per finire la mappa, divertirvi, eccetera. Allora, ora vi darò delle regole generali, ma fate riferimento al link che trovate in descrizione per il contest, in cui c'è il modo con cui potete mandarmi i video per far vedere le vostre prestazioni, eccetera, eccetera. Il presupposto è questo: il vincitore verrà nominato e sarà la prima persona che riuscirà a mandarmi un video di lui che da solo, completamente da solo in lobby, fate attenzione a questa cosa, riesce a completare la mappa senza mai morire. Ci sarà anche un tempo indicativo oltre il quale non potete andare, cioè non potete prendervi 5 anni per ogni salto, ve lo dirò ovviamente nel documento apposito, e il primo che riuscirà a mandarmi lui che finisce la mappa senza mai morire diventerà veramente il degno erede della stirpe Kint. Ma davvero ragazzi, perché questa è tosta, ci abbiamo provato, noi l'abbiamo testata a lungo, l'ho giocata penso un miliardo di volte, quindi cavolo, ed è molto molto comunque difficile, ci sono molte insidie, vi testa su tutti gli elementi, quindi capacità di schivare le trappole, tempismi, precisione nei salti, precisione nel volo, c'è tutto. E quindi non vedo l'ora di vedere chi riuscirà a fare una cosa del genere, perché ragazzi non è un'impresa facile. Le regole comunque sono in descrizione e vi ricordo che stasera, ve lo ripeto, che stasera in live sul sito Viola la giocheremo insieme con il matchmaking attivo per conoscerla, risponderò alle vostre domande di lore se ne avete, anche se non voglio dire troppo, sinceramente, perché questo è l'atto 1 di chissà quanto e spero che andremo avanti. Ragazzi, io vi chiedo semplicemente se potete, anzitutto ovviamente il codice creatore, lo trovate lì come bottoncino nella mappa, forse unico elemento che non ha nulla a che fare con la narrazione in quella mappa lì, perché è un po' troppo futuristico, ma sarà piovuto dalle stelle anche quello, chi lo sa. E niente, vi chiedo semplicemente di giocarla, proporla ai vostri amici che otterremo il prima possibile l'esperienza. Mi farebbe tanto piacere che ci livelliate, non ho idea di quanto mi farebbe piacere se iniziaste addirittura a fare teorie su quello che abbiamo quello che ho creato, almeno per quel che riguarda la lore, ci ho pensato completamente io. E quindi, non lo so, sono molto emozionato da questo progetto che non so dove andrà avanti, richiede veramente tantissimo lavoro, ci sarà un atto 2, dipende anche da come verrà percepita questa cosa. Spero bene, spero che la giocherete in tanti, spero che si diffonderà, quindi... Se avete a cuore questo progetto, se vi è interessato, se vi è stuzzicata l'idea, se pensate già a quello che potrebbe essere in futuro, perché siamo solo all'inizio, l'avrete capito, giocatela ragazzi, giocatela tanto e con i vostri amici, che mi fa tanto piacere. Fategli conoscere il nostro canale se volete, ma questo era il grande progetto del 2023 ed è già arrivato a febbraio. Diciamo che ho rinunciato a qualche ora di sonno e tante cose per riuscire a portarvi questo. E anche solo per voi che giocherete comunque qualcosa che ho fatto io con tutto questo amore, nella sua lore, nel suo anche il gameplay, quante cose abbiamo tentato rimettendolo a posto, dicendo no, questo è disonesto, questo non piace. Solo il fatto che la proverete, ragazzi, per me è un'emozione incredibile. Se poi si inizierà pure a discutere della lore attorno, che vi farete le vostre prime teorie, io impazzisco. Rimarremo lore master di Fortnite sempre, ma... anche questo nuovo aspetto, ragazzi, non avete idea di come mi intriga. È la prima volta per me, non ho mai scritto narrativa, quindi se farà schifo accetto volentieri le critiche. Mi sono impegnato, ma si imparerà col tempo, è chiaro. E... ma ragazzi, speriamo che sia l'atto 1 di tantissimi. E giocatela, niente, mi farà solo piacere giocarla. Io, per quanto possibile, non solo in live oggi... sarò lì dentro a rigiocarla mille volte, ormai la conosco a memoria, ma solo vedere qualcuno di voi che sarà lì a giocarla a fianco a me sarà un'emozione, in qualche modo. Ho scoperto quanto mi piace solo facendolo, è veramente bellissimo, quindi grazie. Grazie a tutti per esserci stati, perché il codice non ce l'avrei senza di voi, quindi niente mappe online e chissà dove andiamo. Vi voglio tanto tanto bene, spero che non vi abbia annoiato sto video, è enorme, ma so che la community vera arriva fino a qua, vero? Ditemelo in un commento. Bene ragazzi, do anche il via al contest in questo momento, uscita del video, ma ripeto, andatevi a leggere sotto qui come si partecipa con tutte le regole precise.
Non so che altro dirvi, ragazzi. Grazie mille a tutti, di cuore. Giocatela e divertitevi. Io sarò lì ad aspettarvi e giocare insieme a voi. Vi voglio tanto bene.